Buongiorno a tutti cari amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, sono passate alcune settimane perché purtroppo il tempo non è stato clemente e in tutti i momenti in cui avrei avuto la possibilità di uscire a fare qualche video c'erano spesso e volentieri dei temporali, per cui speriamo che adesso il tempo si sia un attimino stabilizzato e che mi possa dare di nuovo la possibilità di farvi compagnia con qualche bella escursione in montagna nelle Dolomiti della provincia di Belluno e non solo. Ma guardate oggi dove mi trovo. Qui abbiamo uno scenario che è letteralmente mozzafiato. Abbiamo delle Dolomiti fantastiche che ci accompagneranno oggi in questa bellissima gita. Ho portato con me la macchina fotografica e l'idea è quella di effettuare qualche scatto alla flora presente in questo territorio veramente incontaminato. Scatti ai fiori, alle erbe particolari e qualche scatto anche ai paesaggi. Questo è un luogo secondo me magico perché si presta perfettamente a delle escursioni molto molto interessanti, soprattutto facile ed accessibile un po' per tutti. La vegetazione è molto rigogliosa come potete notare e non dilunghiamoci oltre, iniziamo con questo nuovo appuntamento, seguitemi fino alla fine e se vi piacciono questi video mettete un like e valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. Io sono Andrea e nei miei video tratto e racconto di fotografia e di escursioni in montagna nelle Dolomiti di Auronzo di Cadore e della provincia di Belluno. Guardate che bello che è questo prato, ci sono dei fiori incredibilmente variopinti, tonalità spettacolari, abbiamo dei gialli, gialli limone soprattutto, qualche giallo ocra, guardate questo fiore che bello che è, molto bello. Poi abbiamo queste meraviglie colorate di violetto per spaziare su tantissime altre tipologie, guardate qui, abbiamo dei bianchi meravigliosi, giallo limone, guardate questo fiore, che spettacolo, con questa forma molto particolare, guardate questi, sono un qualcosa veramente di unico, il tutto inserito in un contesto impareggiabile, guardate dove mi trovo, che bello. E ci sono delle montagne maestose che si aprono agli occhi dell'osservatore. Sembra quasi che vogliano accogliere il visitatore. Guardate questi abeti. E poi questo cielo, incredibilmente ricco di sfumature. Guardate quanti grigi di tonalità diverse e differenti, dal più scuro al più chiaro. Un cielo molto bello da fotografare, ci sono delle condizioni veramente eccellenti e in questo momento sono le 8:30 del mattino e c'è una temperatura di circa 16 gradi, per cui è tutto perfetto per partire per questa bella escursione. Ma guardate questa baita, che chicca, si trova proprio all'interno di questo prato, adagiata alle basi delle montagne. E può ospitare veramente degli scenari e degli scorci incredibili. Potremmo fermarci delle ore qui a fotografare, gli spunti fotografici sono innumerevoli, guardate. Solo questo paesaggio ci riempie di emozioni, perché le sfumature del cielo e l'ampiezza dello scenario sono un qualcosa di unico, guardate che bello. Tra l'altro credo che anche oggi il tempo cambierà e inizierà a piovere, speriamo di riuscire ad effettuare ancora una bella passeggiata prima che arrivi la pioggia. Guardate dove sono arrivato, qui si apre un altro panorama incantevole, abbiamo tutta la vista che va nella direzione del Friuli Venezia Giulia, lì sotto c'è Sauris, dietro a quelle montagne, e sulla destra le Dolomiti. Guardate l'ampiezza di questa radura, qualcosa di incantevole.
Ora voglio provare a vedere se riesco a trovare una location particolarmente interessante, diciamo che qua l'imbarazzo della scelta c'è, per potermi fermare a fare qualche fotografia. Vediamo un attimo. Guardate questo prato poi, come si apre. L'erba è alta all'incirca una quarantina di centimetri e siccome non viene segata, perché siamo ad alta quota, abbiamo tutta questa fioritura che rimane intatta e per cui riesce ad esprimere il meglio di sé con questi colori che sono un qualcosa di impareggiabile. Tra l'altro, visti dal vivo, vi posso assicurare che hanno delle sfumature veramente molto belle da vedere. Tonalità che vanno dal più chiaro al più scuro e tantissime sfumature di colore. Non dobbiamo mai limitarci a guardare un fiore giallo pensando che sia esclusivamente giallo, ma all'interno dello stesso fiore ci sono tantissime differenti tonalità di giallo, dal più chiaro al più scuro, dal più saturo al meno saturo, e lo stesso colore può essere caratterizzato da sfumature che lo rendono unico. Guardate che meraviglia, anche guardate, sono bellissime. Qui ci si perde veramente, la meraviglia della natura è un qualcosa di incredibile. C'è parecchio vento, come vedete i fiori si muovono, c'è una brezza leggera ma frizzante. Considerate che siamo alla fine del mese di giugno del 2024 e la temperatura è ancora particolarmente così, non dico invernale, ma quasi. Speriamo che arrivi l'estate. Ma guardate che meraviglia! Il cielo si sta un po' alla volta incupendo e è un po' la caratteristica di queste zone quando il tempo si prepara ad una bella pioggia. Bella pioggia perché secondo me nel momento in cui dal cielo sereno arrivano le nubi che diventano sempre più rotonde da un punto di vista anche cromatico, abbiamo forse il momento migliore, quello più emozionante per un fotografo, perché ci dà veramente la possibilità di ritrarre dei paesaggi che sono incredibili, perché spesso e volentieri noi ragioniamo e pensiamo al paesaggio come all'insieme delle montagne, dei prati e delle valli che vediamo, le case. Ma c'è anche un altro tipo di paesaggio, che è il paesaggio dato dalla mutazione e dalle variegate possibilità che il cielo ci regala con un temporale, con un cielo sereno, con un cielo tempestoso. Diciamo che abbiamo in ogni fotografia, in ogni occasione fotografica, la possibilità di vedere lo stesso paesaggio con colori, tonalità, luci, cieli completamente diversi. E questa è la magia della fotografia. In base all'orario che scegliamo possiamo trovare dei colori più freddi, dei colori più caldi, delle tonalità che possiamo ammirare durante le nostre escursioni, ma soprattutto abbiamo dei paesaggi che continuano a mutare costantemente nell'arco della giornata e nell'arco anche delle stagioni, perché ogni stagione ha le proprie caratteristiche. Ma guardate qui, lì abbiamo un qualcosa veramente di incredibile. Quella è la valle che si apre e che va nella direzione del Comelico, mentre in questa direzione qui abbiamo un'altra bellissima porzione di paesaggio che ci invita a scoprire la zona del Friuli. Ora provo ad avvicinarmi a delle meraviglie che ho visto in lontananza. Guardate questi fiori, sono un qualcosa di incredibile. Hanno dei colori che sono meravigliosi, guardate. Ora mi fermo anche a fare una fotografia. Guardate che scenario. Qua abbiamo in primo piano queste letterali meraviglie, guardate che belli, sono favolosi. Tra l'altro sono ancora baciati dalla rugiada. Poi alziamo un attimino gli occhi e in secondo piano guardate cosa c'è. Una bellissima montagna con un cielo
che si racconta da solo. Poi guardate questo giallo. Molto, molto bello. Guardate. Cosa posso dire? Difficile trovare le parole giuste per descrivere le emozioni che si possono provare in una passeggiata così facile, devo dire, facile, accessibile, comoda, alla portata di tutti. Ve la consiglio veramente. Casera Razzo, provincia di Belluno, perché merita. Eccoci qua, guardate che cielo. Fra un po' mi sa che arriva la pioggia, però pazienza, forse è proprio il bello della giornata. Sulla sinistra, questo prato immenso che si apre al visitatore. Non posso non citare la vegetazione che trovo. Qui abbiamo un larice fantastico, guardate. Questi sono gli aghi dell'arice, molto belli, che sono d'un colore verde, sono molto molto morbidi al tatto, e questo albero durante il periodo autunnale diventa giallo e si preparerà a perdere gli aghi per il periodo invernale. Guardate. Ora faccio una bella fotografia a questo panorama perché è veramente un qualcosa di unico. Ed ecco un'altra chicca, guardate. Questi fiori, che belli, veramente. Abbiamo questo prato soffice, molto molto morbido, ancora intriso di rugiada mattutina, e questi fiori che si raccontano da soli, colori fantastici. Tra l'altro ce ne sono alcuni che sono particolarmente colorati, dalle tonalità molto calde, guardate questi. Questo qua è un fiore che ha delle tonalità che vanno dal giallo ocra al rosso carminio. Molto molto belli. Beh, qui potremmo trascorrere delle ore ad effettuare degli scatti fotografici. Guardate anche questo. Questo è un qualcosa di fantastico. Tra l'altro è parzialmente fiorito perché non è ancora completamente sbocciato, guardate, la parte sotto è sbocciata, credo sia un'orchidea, e la parte sopra è ancora chiusa. Beh, cosa posso dire? Continuo in questa passeggiata che continua a regalarmi delle sorprese. Ogni metro che faccio c'è sempre qualcosa di bello da scoprire. Sempre da Casera Razzo si possono veramente notare delle valli che sono veramente incredibili. Quella che vediamo adesso è la Val Frison che porta verso Campolongo e in lontananza abbiamo l'abitato di Costalta in Comelico. Guardate che belle queste montagne avvolte dalle nubi e l'unico rumore che si sente è quello di un uccellino che cinguetta. La cosa incredibile è che nel giro di pochi minuti possono cambiare radicalmente le condizioni atmosferiche. Guardate, adesso è uscito un timido sole
ha trovato un piccolo buchetto tra le nubi e guardate come va a pennellare questa valle, rendendo tutte queste sfumature molto molto belle. Giochi di chiaroscuri veramente ideali per chi ama la fotografia, perché danno all'immagine un particolare senso di profondità. Guardate anche questo prato, molto ripido, popolato da questi larici e da qualche abete. Qui lo scenario si apre a perdita d'occhio e ci dà la possibilità di effettuare qualche bello scatto. Ora mi fermo e faccio una bella panoramica. Quella che si vede in primo piano è la vecchia strada che portava da Casera Razzo all'abitato di Sauris, che si trova in Friuli. Guardate come si amplia il paesaggio, molto aperto, e è caratterizzato veramente da tantissime tonalità di verdi che regalano un ambiente molto molto accogliente. Guardate che bello. Ora voglio regalarvi uno scorcio di questa montagna che è baciata da queste nuvole, guardate, si sta preparando il temporale. Queste sono le classiche nuvole da pioggia, pronte per cambiare la situazione atmosferica di questa valle incontaminata. Guardate questo crinale, che bello che è, molto particolare. Beh, guardate qua, cari amici del canale, dove sono. Qui abbiamo veramente una vista che è un qualcosa di unico, di mozzafiato. Abbiamo una valle meravigliosa che si apre all'osservatore e che gli dà la possibilità, tra l'altro, di scoprire la natura in modo molto semplice e anche facile da raggiungere. Ci sono dei bellissimi sentieri, tutti percorribili a piedi con una grande tranquillità e grande facilità, sono adatti a tutti, e ci fanno immergere proprio in questo habitat naturale che è pazzesco. Ora provo a scendere in quella direzione, ve la faccio vedere, quella direzione lì, provo ad andare in quella direzione e effettuerò ancora qualche scatto fotografico prima di salutarvi. Seguitemi fino alla fine e vi ricordo che se vi piacciono questi contenuti valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. AndreaCostaGallery.com è il mio sito internet dove trovate le descrizioni più approfondite di questi video e anche le fotografie in alta risoluzione. Comunque continuate a seguirmi perché il video non è finito qui. Cari amici, ma guardate qua dietro che cosa si sta preparando. Si stanno già iniziando a sentire delle piccole ma sempre più frequenti gocce d'acqua. Ora provo a fare qualche scatto fotografico di questa porzione di paesaggio, che è molto bella, e dietro a me questa montagna pazzesca, veramente molto molto interessante. Scorci fotografici, uno più bello dell'altro, ma provate a guardare. Anche questo prato che si apre in questa direzione credo sia meritevole di attenzione. Non sono riuscito a salire fino in cima, però vi posso assicurare che in un'altra occasione ci sono stato e da lì si gode di una vista veramente panoramica e mozzafiata. Beh, che posso dire? Adesso mi fermo, faccio ancora qualche scatto fotografico e spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like e condividetelo, che così il nostro canale aumenta e cresce. Spero che le condizioni meteorologiche inizino un attimino ad assestarsi, perché quasi due mesi di pioggia, insomma, hanno provato un po' tutti. Ecco, se arriva un po' di bel tempo siamo molto molto contenti.
anche se devo dire dal punto di vista fotografico la pioggia e queste atmosfere così cupe, così molto barocche se vogliamo, regalano emozioni e occasioni da un punto di vista stilistico sicuramente suggestive. Seguitemi, ci vediamo al prossimo video, sabato prossimo, sempre sul canale Andrea Costa Gallery. Iscrivetevi, un caro saluto a tutti e buona giornata. Ciao a tutti.